adesso passiamo alla politica regionale. Come sapete, il presidente Crocetta la scorsa settimana aveva azzerato la giunta di governo, posto anche davanti a un opt-out da parte dei partiti che avevano fissato all'ordine del giorno, come ricorderete, un voto di sfiducia agli assessori Scilabra e Vancheri. Bene, fino a ieri sera c'era ancora una situazione di stallo, perché se da una parte i partiti volevano una giunta ex novo, il presidente Crocetta invece sosteneva con forza che si doveva mantenere all'interno della giunta alcuni assessori a lui cari, ma in particolare un assessore nelle Scilabra che sappiamo è l'assessore uscente alla formazione. Durante la notte però c'è stato un cambio di programma, pare che si sia trovato un accordo tra Crocetta e i partiti e che il governatore si sia in qualche modo piegato alle richieste dei partiti stessi. Ma tutti i particolari li vediamo in questo servizio. Ci siamo finalmente dopo una settimana dall'azzeramento della giunta e in seguito a turbolenze e fibrillazioni in seno ai partiti di maggioranza, durante la notte si sarebbe arrivati ad un accordo. E non c'è da stupirsi, visti i continui colpi di scena a cui il presidente Crocetta ci ha ormai abituati, ed è anzi strano, a dire il vero, che non si sia usciti fuori dall'impasse già nell'arco delle 48 ore, come lo stesso Crocetta aveva annunciato subito dopo la comunicazione dell'azzeramento della giunta. Avremo una giunta nuova di governo entro venerdì o al massimo entro lunedì, aveva annunciato con sicurezza, e in effetti sembra che la promessa la stia mantenendo. La questione regionale fino alla tarda serata di ieri era in stallo per via delle posizioni mantenute dal governatore Crocetta in merito ad alcuni suoi assessori. In primo luogo il nodo cruciale era costituito da Nelly Scilabra, la sua pupilla, che fino all'ultimo era rimasta sotto l'ala protettrice di Crocetta. La Scilabra non si tocca, continuava a ripetere come un disco rotto, ma durante la notte qualcosa deve essere cambiato, si trapela l'indiscrezione secondo cui l'assessore uscente alla formazione potrebbe non essere riconfermata. Non si conoscono ancora i nomi dei prossimi assessori, ma una cosa è certa, non è piaciuta l'idea avanzata ieri in tarda serata riguardo a un nuovo governo di deputati. Dopo la lunga notte passata in bianco, adesso la parola d'ordine è assessori tecnici e di alto profilo. Il governatore pare essersi piegato alle volontà dei partiti e avrebbe accettato la proposta del PD di un nuovo governo profondamente nuovo. Inoltre, nella visione delle deleghe, Crocetta si sarebbe fatto carico della sua quota del super tecnico che oggi sarà concordato con Palazzo Chigi, lanciando quattro poltrone al PD. Riguardo all'azzeramento totale, a dire il vero, già ieri sera le idee erano chiare. La condizione imprescindibile per qualsiasi dialogo è l'azzeramento della vecchia giunta e un esecutivo nuovo. Questa è la frase tormentone che circolava tra la frenesia dei corridoi. E proprio su questo punto sembra proprio che, da quando si è insediato il governo Crocetta, mai come adesso il PD era stato così unito. L'area cuperliana e l'area renziana, infatti, riunitesi in separate sedi, erano già arrivate ieri pomeriggio ad una convinzione unanime, decisione che era stata condivisa anche dall'ala centrista, che, pur preferendo una riconferma di Valenti e Torrisi, non escludevano un'ipotesi di azzeramento. Azzeramento che si traduce inevitabilmente in una rinuncia da parte del governatore e di alcuni assessori a lui cari, tra cui, oltre alla Scilabra, la Stancheris e Calleri. Chi saranno dunque i prossimi assessori regionali? Difficile ancora da stabilire, visto che non è stato fatto nessun nome, ma sembra che degli uscenti dovrebbero restare in giunta solo Lucia Borsellino e Linda Vancheri. Il PDR inserirà in giunta Maurizio Croce. Siamo dunque in dirittura d'arrivo? La speranza è che si metta finalmente la parola fine a questa tormentata formazione del governo e che ci si metta finalmente a lavorare sui problemi seri e urgenti della Sicilia, lasciando da parte i valzer di poltrone. E restiamo sempre in ambito